Villa Fiorentino, la notte del lavoro narrato. La combinazione ha voluto che, che ero già grande, avevo più di 30 anni, una mia amica, Questo è che è venuto un muro. anch'essa in possesso di latte del Lucano, mi ha proposto di aprire un negozio inerente a quello che sapevamo fare e a quello che soprattutto ci piaceva fare. Così è iniziato un percorso concreto e pieno di difficoltà, che è durato però 30 anni. Ci ho messo un po' per arrivare. In questi anni mi sono arricchita di tante esperienze. Ho conosciuto tante altre ricamatrici con le quali mi sono confrontata e quindi mi sono anche migliorata. Non ci vedi qua poi. Ma il ricamo è tempo, ma tanto tempo. Grazie. E non può essere remunerato come si dovrebbe. Ho preso dal vecchio, riducendo di molto il lavoro. L'ho ridotto. Ma che si crede? Ho ridotto, mi sono buttato sul lavoro ancora già avevo vinto. Poco e buono. Forse qualche volta però l'ho ridotto troppo, perché a Ma stavo intervistando là. proposito voglio mi viene in mente di una cliente che è venuta a ritirare un lavoro, l'ha guardato e ha detto: Arusta origano. Oh, mi riscontrate lo fa. Voglio anche ricordare, visto che siamo nella sede giusta, ciò che mi ha riferito una ricamatrice bravissima cifraia di Piano di Sorrento, che da ragazza lavorava per la signora Fiorentino, proprietaria di questa bellissima villa, che quando Prossimo giro. consegnava un Aspetta. lavoro Cosa e stai la facendo? Sai signora che non c'è? era soddisfatta, prendeva le forbici, tagliava il pizzo del fazzoletto e diceva: il ricamo a te, il fazzoletto a me. Tu hai avuto un danno, ma l'ho avuto anch'io. Fra le esperienze che ho avuto, la più bella che mi ha dato gioia e soddisfazione è quando il comune di Piano di Sorrento, perché io il negozio l'ho avuto per 30 anni a Piano di Sorrento, mi ha inserito nella storia di donne a Piano di Sorrento, tra presente e passato, e mi ha premiato per un'arte resa professione il 30 marzo 2008. Voglio concludere ringraziando Marcello e Tonino per l'opportunità che dà a noi artigiani di metterci in mostra. Inoltre mi voglio rivolgere ai giovani e soprattutto anche ai loro educatori e dico, sarebbe bello aggiungere alle altre attività, sport, musica, inglese, anche l'ago e il fine. O qualsiasi altra attività artigianale. Grazie. Allora, ho visto che questi racconti comunque sono emersi di caratteri comuni tra i diversi artigiani. Per fortuna tutti l'hanno scelto, insomma, per passione, quindi per amore hanno portato avanti questo lavoro. Quindi è bello appunto vedere comunque delle persone che hanno scelto di fare. L'artigianato è un lavuro creativo. Quando riesce bene, quando è una soddisfazione, sei contento al di là del guadagno che poi in ultimo è irrisorio, alla soddisfazione di vedere una cosa bella che hai creato, Mettere a fianco, che hai lavorato, hai sofferto. Per dire una cosa che voglio dire, quando se ne andava un lavoro dal negozio, io stavo male. Sì, perché per avere un buon ricamo deve essere tutto
in linea, cioè la stoffa, il tipo di stoffa, dal peso che ha, il punto che ci vuole, adatta a quella stoffa. Un disegno, per esempio il rigame, non c'è un buon rigame senza un buon disegno. Quindi devi curare tutte queste cose, il colore. Quando poi in ultimo tutto è andato più o meno in linea, allora diciamo, quanto è, non sai perché, però diciamo è bello. E comunque il rigame dovrebbe essere fatto in gruppo, perché ha tanti punti, è infinito il rigame. E poi bisogna anche confrontarsi. Io per dire al negozio non ho potuto avere i giovani, non me li sono potute permettere, però i giovani sono interessati, perché le ragazze, ma anche i ragazzi, perché il rigame, le donne nel tempo l'hanno fatto una loro priorità, quasi egoisticamente. Ma è un'attività che possono fare benissimo anche i maschi, perché infatti ho un figlio maschio e da piccolo sapeva tenere l'ago in mano, adesso c'ho un nipote maschio che lo stesso ha iniziato, e poi insomma si perdono, cioè non è che si perde, è giusto non che buttare pietre perché poi roba arriverà da roba, però poi lasciano questa qua. Questo è un problema grave. Poi ho sentito parlare di macchine, di cose un po' più meccaniche, è vero, forse oggi non tutti quanti hanno la possibilità di comprare un oggetto realizzato totalmente a mano, un oggetto a cui ci sono volute ore e ore di lavoro, però il problema più grosso non è questo, perché io penso che anche in un momento di crisi chi ha i soldi forse ne ha ancora di più di quanti ne aveva prima, purtroppo è il medio che non ha soldi. Però l'importante può comprare anche una cosa, una persona può comprare anche una cosa fatta meccanicamente, ma l'importante è capire la differenza tra quella fatta meccanicamente e quella fatta a mano, ed è questo il punto focale del problema. Oggi vogliamo combattere i mercati asiatici con i dazi, con le tasse, ma non è così. I mercati asiatici combattono, come ha detto anche il maestro Ferdinando, noi siamo morti per i mercati asiatici, ma non è così, perché noi siamo morti perché non siamo stati più capaci di far capire che un pezzo di artigianato vero esprime la passione di quell'artigiano, e quando non si riesce a leggere quella passione nel pezzo, un pezzo diventa come tutti quanti gli altri, un'opera mia, un'opera in Orino, un'opera di qualcun altro, è uguale alle altre se non si riesce a leggere un'anima in quell'opera. Il fulcro del problema è proprio là, è che forse noi non siamo più capaci di... non siamo più figure carismatiche, magari come era prima un artigiano, si parlava di ricamo, io ricordo quando ero piccolo, adesso non lo si fa più, ma almeno nel mio piccolo rione, quando passava la processione del Venerdì Santo, del Corpus Domini, si faceva a gara a chi metteva la coperta più bella. Oggi quelle coperte sono nelle casse della biancheria, se esistono ancora, non lo so, e magari sono diventate, si dice, imbuttate, no? Il termine giusto. E quindi praticamente rimangono là a marcire il tempo, perché noi non riusciamo a spiegare più ai nostri figli, ai nostri giovani, la bellezza di essere artigiano. Prima si parlava di prodotti locali, si parlava di cucina. Oggi nelle cucine è facile trovare un cuoco che è un laureato, quando prima per esempio il cuoco fa il cosa? Fa il cuoco, sta in una cucina, ma invece stai in una cucina, sì, sei un piccolo padre eterno, magari se sei bravo esci su tutti i giornali, e questo dovrebbe capitare anche all'artigiano. Loro con la cucina ci sono riusciti, adesso tocca a noi, ma per fare questo bisogna essere tutti quanti uniti. Lo spirito di questa mostra è proprio quello di unirci, perché da soli non si fa numero, una noce rindù, sac, non fa rumore. Questo è secondo me il discorso da portare avanti. Diciamo, per farti una proposta a volo, innanzitutto hai detto bene, praticamente se noi non conosciamo praticamente quello che c'è dietro un manufatto, perché noi dovremmo ambire, bramare quel manufatto? È proprio questo che fa la differenza. Quello che noi cerchiamo di fare
appunto nelle iniziative che facciamo noi, no? I mercati da terra, i presidi, le scene dell'alleanza, qualunque cosa, diciamo, nelle scuole, con i bambini, è proprio quello di raccontare quello che c'è dietro, se no che tipo di scelta consapevole mai si può fare se tu le cose non le conosci? Ed è un po' quello che dicevo prima, quando andiamo nei mercatini che troviamo tutte cose uguali, tutte paccottiglie, e noi forse non riusciamo nemmeno più a distinguere quando c'è un manufatto vero, perché non lo conosciamo. Quindi la proposta che volevo fare, voi che lui è il presidente di Peninsula Art, che fa secondo me questa cosa straordinaria insieme a tanti amici, perché siete un gruppo, siete una comunità praticamente, avete creato una comunità intorno a Marcello tra di voi, no? Per trasmettere questi valori, e volevo fare complimenti alla signora, è stata bravissima, ci ha raccontato queste cose del ricambio, cioè, ci ha fatto proprio veramente fantasticare, ci ha fatto vedere delle cose straordinarie. Ho visto nella mia famiglia, in particolare in mia madre, una persona forte, ma così forte, che lei per l'azienda è un manager, è un amministratore, è un dirigente, è tutto. Le aziende falliscono, i contadini si rialzano sempre. Io voglio fare un piccolo esempio, mi è capitato a me stanotte, io sono andato al mercato stanotte, alle 2 stanotte, ho portato i carciofi al mercato, io non li ho venduti. Sono ritornato a casa, mia mamma stamattina mi ha detto, allora come andate in mercato? Io ho detto è andato male, purtroppo dopo Pasqua così. Io ho visto una tristezza negli occhi di mia mamma per tutto il lavoro che ha fatto. Però si inizia sempre dal capo e si inizia un'altra volta, e si inizia un'altra volta, si inizia sempre un rialzarsi continuo. E questa è la forza degli artigiani e di chi. Dei piccoli produttori, quella forza di rialzarsi, perché tutto quello che hanno fatto con il sudore, con la fatica, e non lo vogliono perdere. Questa è quello che è la cosa importante, perché quello che hanno fatto non lo vogliono perdere. Con questo voglio chiudere. Grazie a tutti, grazie. Ringraziamo davvero tutti i nostri narratori. Io vorrei chiudere invece con un ultimo narratore fuori programma, per ringraziarla anche perché la prima edizione, insomma, del lavoro narrato, che poi non l'abbiamo nemmeno spiegato, dando un po' per scontato che tutti lo conoscessero, però questa è una manifestazione che comunque non è soltanto locale, ma è una manifestazione che ha un respiro, insomma, nazionale, perché nasce da un'idea di un sociologo napoletano che è Vincenzo Moretti, e in questa notte, cioè in questa serata, tante associazioni, enti, ma anche semplici persone che si riuniscono magari anche soltanto in una casa, stanno in questo momento parlando di lavoro. Quindi voglio anche sollecitare, vedo tante persone stanno facendo foto, di usare, visto che siamo nell'epoca moderna, stiamo parlando di vecchi mestieri, però siamo appunto nell'era moderna, di usare l'hashtag lavoro narrato, e così entreremo in rete con tutti quelli che in questo momento stanno parlando di lavoro. Quindi hashtag lavoro narrato. Tornando all'ultima narratura, diciamo, a sorpresa, vorrei dare la parola a Bruno Marisca, che è stato il primo che ci ha invitato nella sua azienda professore a Pro di Sorrento a parlare di lavoro, e ci ricolleghiamo anche un po' alle storie. Sì, cioè, io già fa l'intervista. Come dicevo prima, di passione, perché tutti hanno scelto. Ti sei dimenticato di dire che è soprannominato il professore. Il professore, sì, la sua azienda professore, infatti. Quindi concludiamo con Bruno queste storie, insomma, fatte di passione. Poi già vi voglio anticipare, quindi vi saluto qui, che ritornando al mio lavoro di mamma, che alle 22 la poppata, quindi se non finisce Bruno io vi saluto adesso e vi saluterà Bruno. È un lavoro che dura da tantissimi anni. Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, mi chiamo Bruno Marisca. Sono onorato di essere qui e dell'invito di Assunta di potervi raccontare dell'esperienza della prima volta del lavoro narrato, che è stata una cosa, diciamo, sconosciuta. Mo sono già, credo saranno 5-6 anni, la quinta edizione sicuramente. E quindi intorno al fuoco, sotto alle frasche con i limoni pendenti e le arance del mio fondo a piano, il fondo del professore, il professore mio nonno, che è stato un artefice dello sviluppo dell'agricoltura sorrentina, che, come ben ricordato, noi siamo a Sorrento, qui nella patria riconosciuta a livello globale dei limoni, delle arance soprattutto.
In questi giorni, se notate, ci sono tutti gli alberi fioriti con questo profumo di fiori d'arancio che inebria e incanta in tanti. E nei giorni scorsi a casa è stato un via vai di turisti che viene da un po' da ogni parte d'Italia e del mondo, affascinati dal camminare in un viale tappezzato del bianco dei petali di fiori con il loro profumo, che sono in via di scomparsa. Perché questo? È un quesito che si rintreccia e si collega al lavoro della nostra ricamatrice. C'è una mia zia Emma, non so se la conoscevi, che siamo di piano tutti e due, che ha ricamato con le monache di Ivrea, ha fatto scuola lì, e poi ogni nipote, ognuno c'ha il suo corredo, le iniziali, i puntagiorni, le altre cose, ma non mi ricordo neanche i nomi, ricami, centrini, eccetera. Ed era una ricchezza, certamente un arredo in casa è una ricchezza globale che nelle case moderne, con i mobili di Ikea, un po' di cartone prestato che tanto vanno di moda ma che in effetti non sono per nulla attinenti, ci sono. Ma il consumismo, diciamo, è deleterio per tutte le attività, perché si guarda la cosa, pure l'abbigliamento, si dice un pullover, una maglia, un giubbino, farlo in Italia non conviene. Però poi quando lo andiamo a comprare, non è che poi fa una polemica commerciale, vado in un altro settore, ma brevemente per sintetizzare un concetto. Cioè, la maglietta cinese sappiamo bene che per 2, 3 euro, 5 euro fanno la maglietta cinese. Quando arrivi in Italia la vogliamo ricaricare del 100-200%, una maglietta dovrebbe costare 15-20 euro e stop. La maglietta la paghiamo 70-80 euro, un giubbino 200 euro e altro. E c'è qualcuno nel mentre che ha dei ricavi notevoli e quindi si crea questa ricchezza a discapito del lavoro. E quindi oggi che è la festa del lavoro, in tanti richiamano un lavoro che non c'è, il lavoro di ricamatrici, il lavoro degli artigiani, il lavoro dei falegnami, di tante persone, anche dei mobilieri, abbiamo parlato dei mobili di Ikea. Chiudo la parentesi. Ritorno alla tua esperienza, della tua azienda. Ritorno alla mia esperienza di azienda, mi perdonate di questa divagazione. L'esperienza di azienda, ahimè, vive un declino. L'agrumicoltura sorrentina vive un declino costante che è iniziato nel 1955. Perché il 1955? C'è stata una grande gelata che sta nei libri di storia della climatologia mondiale, che in Italia e in Europa c'è stata una gelata con temperature scese a meno 2, meno 3. A quelle temperature gli agrumi vanno KO, quindi moria di tante piante, riduzione della produzione e la ripresa della produzione è stata di concerto, concorrenziata da prodotti siciliani, calabresi e soprattutto spagnoli, di Israele, Turchia, Marocco e quanti ce ne stanno. L'ingresso nell'Unione Europea doveva essere un ingresso di comunione di prodotti e di cose, ma in effetti è stata per l'Italia, che è stato, come diceva la signora qui, non abbiamo dato i finanziamenti a chi veramente aveva un'idea di progetto, un'idea di sviluppo e di lavoro, per chi lavorava prima e per i giovani e per tutti i resti appresi. Identicamente è stata anche per l'agricoltura, che è stata boicottata a vantaggio delle macchine e delle attrezzature. Oggi, ahimè, pure le macchine e le attrezzature stanno un po' in declino e quindi l'agricoltura è stata messa in disparte. Ma la tua azienda, Bruno? La mia azienda è produttiva, la mia azienda produce un reddito. Questo a che cosa è dovuto? Alla tua capacità, alla tua volontà di migliorare. Se uno abbandona. Alla cara domanda di Michele De Angelis, posso rispondere in una sola maniera: si lavora con la passione. La passione degli artigiani che ho riscontrato Bruno, in tutti i settori, se uno non si impegna a lavorare, a essere moderni... Chiarissimo. Un'azienda agricola, un arancetto, se per 2 anni si abbandona, non si cura, seccano le piante. È tutto pienamente d'accordo. Non producerebbe. La signora del ricamo, purtroppo, oggi è cambiata la mentalità. Ma ci sono le industrie. La differenza dell'agricoltore con gli altri imprenditori, perché l'agricoltore è un imprenditore... Principalmente deve comportarsi da imprenditore. Gli altri imprenditori, un po' tutti, se quello che fa la macchina, quello che fa la tua macchina fotografica, analizza i costi del lavoro, delle attrezzature, dei materiali, dell'energia, del guadagno. Fa l'analisi, dice: il mio telefonino deve costare 102 euro, giusto?
quindi a me lo mette sul mercato, io ho guadagnato il 30%, il 50%, il mio telefono costa X, punto. Il prodotto agricolo invece sconta, i costi sono tutti legati al mercato, le entrate no, perché il prezzo lo fa il cosiddetto mercato. Mercato comunque, tutto il mercato. Il mercato però dei prodotti agricoli, come quello lì dei carciofi, se c'è un'abbondanza di produzione, ossia il prezzo dei carciofi crolla. Mentre nelle altre situazioni... Come ho potuto capire, la signora nel suo territorio, nel suo terreno, fa una coltivazione intensiva, cioè fa... Non è che si limita solo ai carciofi, alla scarola, ai finocchi, quindi questo anche nell'agricoltura. L'orticoltura però, a differenza dell'agricoltura, è fatta di 3-4 produzioni in un anno. E praticamente fa i carciofi, se fa la gelata non va bene i carciofi, ma metterà i pomodori, metterà le melanzane e più o meno recupera. L'agrumicoltura, che dicevo, con la gelata del 55 che ha danneggiato gravemente le piante, per poter, sono passati anni per poter avere una discreta produzione. E nel mentre la concorrenza estera, diciamo, ha preso quote di mercato, nel mentre in penisola è subentrata una urbanizzazione selvaggia a discapito, diciamo, beh, non conviene. Il non conviene, se vogliamo analizzare, non conviene fare nulla. Non è vero, perché il turismo ha portato ricchezza, purtroppo, certo, un fondo non riesce a far vivere più di una famiglia, mentre il turismo ha portato la possibilità di far vivere economicamente anche chi altri. Non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, questo è adesso chiarissimo. Giustamente, Bruno, come abbiamo seguito in convegno assieme, avete la possibilità di avere dei finanziamenti per valorizzare il finanziamento che dici, allora, se c'è gente, se c'è gente, aumenta la gente, aumenta anche la domanda di carciofi. Se lei produce carciofi di qualità, certamente verranno a acquistare da lei. L'ipotetico finanziamento, Michele, fatto per un'azienda minima di 4 ettari in penina, non ce ne esistono. Non esistono. Ma ultimamente già l'ha detto, basta finanziamento per cercare di migliorare, risolvere anche piccoli appezzamenti di terreno. Adesso anche gli albergatori che hanno un pezzo di terra abbandonato, stanno via nei finanziamenti, si pergolato e fabbrica mettono 4 limoni. Ma l'albergatore è già avvantaggiato che ha dei fondi.